il nuovo presidente è l'ex Siena Paul Baccaglini. Incredibile, proprio il nostro Baccaglini, che avevamo lasciato così. Leonardo DiCaprio è troppo un grande! Così? È così. È arrivato fin qui perché dopo aver lasciato le Iene si è trasferito in America occupandosi di alta finanza e a quanto pare ha fatto i piccioli. Sta minchia! E sta minchia lo hanno detto in coro anche tutti i tifosi palermitani. Addirittura c'è chi ha scritto: Zamparini comincia già a mancare disperatamente. Come inizio non c'è male. E allora per vincere questa diffidenza gli faremo fare una cosa che lo legherà in modo indissolubile al cuore di tutta la curva, ma proprio al cuore. Siamo andati a Palermo il giorno prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente. Forza Palermo. Baccaglini è appena arrivato e ha preso una stanza in un hotel a Mondello. Aspettiamo la notte e andiamo a svegliarlo in camera sua. Italia 1, le Iene. Come Italia? Cristiano Pasca, Italia 1, le Iene. Vogliamo festeggiare con lei. Che schifo. Apro, presidente. Un presidente. C'è solo un presidente. Un presidente. Eccolo qui, ancora non sa cosa gli aspetta. Ma prima vogliamo capire come cavolo ha fatto a diventare presidente. Io, avendo tempo, mi sono cimentato nel mondo del trading. Sono partito con le mie poche risorse. Ho avuto la fortuna di avere persone che hanno creduto in me. E a un certo punto due persone, che sono attualmente i miei soci, mi hanno detto: ma secondo me con le tue idee applicate su certi mercati e con la nostra esperienza abbiamo creato questa realtà. La realtà è che Paul sembra già un classico presidente di calcio. Parla ma non dice una bene amata minchia. Ma speriamo, signore. Comunque, adesso facciamo del nostro meglio per avvicinarlo al cuore dei palermitani. Mi tatuo il logo del Palermo? Esatto. Quando? Ora. Ora. C'è un tatuatore? No! No! Ma cazzo che ridere! Veramente c'è un tatuatore! Abbiamo allestito tutto nella camera 202. E lui è Romeo. Grazie. Il presidente. Che per l'occasione ha allestito un vero e proprio studio tattoo in una stanza d'albergo. Ed ecco lo spogliarello del presidente. Minchia, una cartina geografica! Dove glielo facciamo sto tatuaggio? Qua c'è uno spazietto vicino al cuore. Qua? Sì, più vicino al cuore possibile. Adesso la scelta del disegno. Questo è più tatuato, senza un po' di... Allora, cioè, senza dubbio questa. Perfetto! E mentre Romeo prepara il disegno, facciamogli un test da presidente. Fai finta che sono Pardo, di Tiki Taka. Tu sai quelle cose, dividi la botta perché c'è il collegamento che dura 30 secondi. Sì, ti dico, beh, se abbiamo perso, i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Se abbiamo sbagliato, ma abbiamo lasciato il cuore in campo. La presidente se la cava e mentre lo sta tatuando vediamo se è preparato anche sulla cultura palermitana. Ok, allora, qual è la santa padrona di Palermo? Rosalia. Bravissimo. Quali sono i piatti più buoni dello street food palermitano? Sono le arancine. Guarda che questa cosa qua già ti dà 50 punti. Panino con le panelle. Ah, questo mi manca. Mi hai sentito parlare di stigliole? Questo secondo me è una super cazzo. Assolutamente no. Ma mai sentito parlare di sto cazzo? Dopo due ore di lavoro e dolori, finalmente il tatuaggio è pronto. Bello, cazzo, anche l'occhio. È molto strano che alle 3.05 del mattino in un albergo un uomo mi sta passando la vasellina vicino al capezzolo. Ora domani, sì, in conferenza stampa, sì, dovresti fare una cosa. Lo facciamo vedere? Esatto. Detto questo, mettiamo un soggetto e ti facciamo vedere il tatuaggio. Sì, certo. E io e te, allora, volete vedere? Il ponte sullo stretto. È arrivato il momento della nanna. Paul, con il suo aquilotto tatuato sul cuore, è sfranto e distrutto e lo accompagniamo in camera sua. Ma prima, visto che anche Zamparini ha una camera qui in albergo... Suoniamo e scappiamo. Ci fa un culo come una casa. Perché no, è che lui non dorme la notte. No, ha perso lo smalto da Iena. Vabbè, comprensibile, dai, ormai è presidente. Meglio che vado a dormire. L'indomani alle 8 del mattino, eccolo qui, Paul, tutto in tiro. E c'è anche l'ex presidente Zamparini. Adesso di corsa alla conferenza stampa. Ecco i presidenti che entrano. La sala è gremita di giornalisti. Foto di rito e si comincia. La parola fondo, comunque, è una definizione semplificata. E fa una super cazzola a tutti quanti, senza fare capire una minchia a nessuno. Un vero talento, tant'è che Zamparini si è addormentato. Ma poi di colpo... Te ringrazio prima di chiudere. Ha detto prima di chiudere, ma che non lo fa vedere. Eh no, cazzo, il tatuaggio lo deve mostrare. Presidente, io mi sento parecchio deluso dal fatto che lei non ha minimamente detto della nostra notte insieme ieri, del fatto che siamo rimasti svegli, del fatto che è stato doloroso. E tra l'altro
La cosa brutta è che è tutto vero. Allora, mi ha detto, saresti disposto a tatuarti lo stemma del Palermo? E io ho detto, beh, certo. E mi sono tatuato. Presidente, può farcelo vedere, per favore? Il tatuaggio? Certo! Grande presidente!